l'utilizzo del bancomat e delle carte di pagamento, un decalogo per evitare le truffe finanziarie, una mappa per individuare i costi dei prodotti e dei servizi bancari, la gestione delle identità digitali nei rapporti con le banche. Per il mese dell'educazione finanziaria la FABI quest'anno si rivolge alla scuola e agli studenti. Il progetto La FABI fa scuola è per il terzo anno consecutivo tra quelli del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, organismo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo le iniziative del 2018, Parla con me, e del 2019, Chiedilo ai bancari, la FABI torna quindi in campo per promuovere e favorire la conoscenza e la competenza di tutti i cittadini, con l'obiettivo di diffondere soprattutto tra i bambini e i ragazzi la comprensione dei temi relativi alla finanza, al risparmio, ai prodotti bancari. Non solo. L'interesse della FABI per la scuola è ampio. Ad agosto è stata infatti lanciata la proposta ad associazione bancari e governo di mettere in sicurezza gli edifici scolastici esistenti in Italia e costruirne di nuovi se necessario. Come? Coinvolgendo proprio le banche, con stanziamenti a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato da affiancare eventualmente a contributi pubblici. Per quanto riguarda il tema dell'edilizia scolastica, sarebbe opportuno, per esempio, che il governo convochi l'Associazione delle Banche Italiane per un piano sull'edilizia scolastica. Sarebbe sufficiente questo, e in cambio dare delle riduzioni fiscali per quanto riguarda, per esempio, IRAP e IRES, e molto probabilmente ci sarebbe qualche finanziamento in più. L'iniziativa è stata accolta positivamente dall'ABI e dall'ACRI, l'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria. Sul totale di quasi 40.000 edifici, più di 2 su 3 sono stati costruiti prima del 1980. Vuol dire che la maggior parte del patrimonio edilizio scolastico italiano ha ben oltre 40 anni di vita. Il ruolo delle banche rispetto ai finanziamenti e agli stanziamenti finalizzati all'edilizia scolastica potrebbe essere proporzionato alla presenza territoriale, anche per rinsaldare il fondamentale legame degli stessi istituti di credito con i territori, con le imprese, con le famiglie. La campagna La FABI fa scuola coniuga una doppia esigenza dell'istruzione, strutture migliori per gli studenti e preparazione estesa ai temi dell'economia e della finanza.